Ci troviamo a Cadicio, dove sta per partire il secondo tir di aiuti umanitari che la Caritas indirizza verso le zone di guerra. Siamo in compagnia di Don Giuliano, che oltre che essere il parroco di Capolone, è anche il direttore della Caritas. Allora, secondo tir di aiuti indirizzati verso una diocesi della Polonia. Si pensa già che ci sarà un terzo perché arrivano tanti di quei pacchi che bisogna aspettare e portarli. Ecco, questo qui dovrebbe essere un segnale molto forte dell'accoglienza interiore, diciamo, di tutta la popolazione. Questo la Caritas esprime, la diocesi, tutta quanta, tutte le parrocchie, tutte le associazioni, i privati, chiunque ha voluto partecipare, insieme ad altre iniziative che sono sorte. Ecco, questo è il secondo tir che parte, verrà destinato come l'altro sempre alla diocesi nostra amica e consorella, perché tanti sacerdoti polacchi sono da quella diocesi, e verranno subito destinati ai profughi che sono in Polonia. Nel dramma di questa guerra insensata, inconcepibile, risalta il cuore delle persone. Questo secondo me è uno dei segnali più belli di un risveglio che dobbiamo avere, l'attenzione agli ultimi, ai poveri, eccetera, come ce l'abbiamo anche noi. D'altra parte la Caritas fa questo servizio. Ecco, si è fortemente accentuata in questo momento così drammatico che stiamo vivendo, per cui anche la gente rimane colpita da questo e quindi si presta per un aiuto di solidarietà a queste persone, soprattutto per i bambini, gli anziani e quelle per famiglie che si sono dovute dividere per questo. Sua Eccellenza Riccardo Fontana, vescovo di Arezzo, diciamo che questi sono segnali importanti, segnali che le persone sono partecipi di questo dramma inconcepibile che è rappresentato da una guerra, proprio alle porte di casa. Sì, gli aretini hanno ri capito, risposto, fatto veramente una meraviglia. Questo è il secondo tir che parte stamani per la zona della guerra e è già prenotato per giovedì prossimo un terzo tir e poi ce ne sarà anche un quarto. Quindi la gente è stata generosa e Dio li ricompensi. Ecco, parlando con gli operatori della Caritas, hanno sottolineato il fatto che tanti giovani veramente si sono dati da fare. Questo è un segnale veramente molto, molto importante. Sì, è vero. Quando ho detto ai ragazzi che servivano dei sacchi a pelo puliti o nuovi meglio, ci sono dei ragazzi che sono andati, un gruppetto di ragazzi sono andati a comprare i sacchi a pelo e sono venuti ognuno con questo sacco nuovo, nuovo, nuovo e hanno detto metteteci anche il mio. È bello. La gente è meglio di quel che pare.